consigliere di quartiere 5. Una situazione difficile per la mobilità ciclabile e pedonale, quella che denunciate con questi video. Sì, la situazione è fondamentalmente pericolo per i pedoni e di impossibilità di viaggiare per le biciclette, perché percorsi ciclabili alternativi non sono stati pensati e i percorsi per pedoni neanche, nel senso che risultano come ciò che era della vecchia viabilità nonostante i lavori, e si trasforma in uno zigzag tra semafori e cantieri, per cui i pedoni sono invogliati a passare col rosso o a andare a dritto saltando i semafori per riuscire a fare le cose in tempo decente. Pericoloso soprattutto perché si tratta anche di zone dove ci sono delle scuole. Sì, il percorso, uno dei due video tratta del percorso Crispi Lavagnini, che è il percorso che fanno centinaia di bambini la mattina per andare a scuola alla Peracina, alla Lavagnini, da soli, dove ci vuole 9 minuti per fare 380 metri, e quindi risulta fondamentalmente improbabile che un dodicenne si metta a fare lo zigzag, e quindi tirano a dritto e ritrovandosi fuori strisce e dietro curva, per assolutamente non protetti.